Eccoci alla seconda parte di questo video dedicato al crollo del Banco Ambrosiano. La vergogna. In questo cataclisma la signorina Coracher, livida di vergogna per questo epilogo infame della banca che amava, imbufalita contro Calvi, che nel frattempo si era volatilizzato, inesauribilmente nervoso per aver assistito giorno dopo giorno al declino con la corte di faccendieri malavitosi e sanguisughe che depredavano l'Ambrosiano, non raggio, crolla. Nel suo ufficio al quarto piano del palazzo dei grandi traffici e misteri, dopo l'ultima infinita giornata dell'epilogo del sistema, si sfila le scarpette nere, lucide, le affianca in buon ordine vicino alla sedia, c'è un errore di stampa, posto sotto la finestra. E a fatica sale sopra, lascia l'impronta dei piedi sul parapetto del finestrone. Gli ultimi incerti passetti sul limpido avanzale, in metallo e vetro, poi si lancia nel vuoto. Lascia 3 biglietti sulla scrivania, sui primi scrive: sarò fedele alle decisioni prese dal Consiglio, ma non posso rimanere fedele a Calvi. Che vergogna fuggire così. Che sia maledetta mille volte per il danno causato alla banca e all'immagine del gruppo di cui una volta andavamo così fieri. Sul terzo, più piccolo, alberga le volontà di donare gli organi. Schifo. L'appello al Papa. E la fine, in quelle stesse ore, anche Roberto Calvi, il suo capo ormai in fuga, vive momenti sempre più drammatici alla Residence Chelsea Cloister di Londra. Ogni tentativo di uscire dallo stallo era finito miseramente. 12 giorni prima, disperato, aveva pensato di scrivere anche una lettera a Giovanni Paolo II, ma tutto era vano. Santità, ho pensato molto, molto in questi giorni. Io ho capito che c'era solo speranza per cercare di salvare la spaventosa situazione che mi vede coinvolto con lo Iori in una serie di tragiche vicende che vanno sempre più deteriorandosi e che finiranno per travolgerci irreversibilmente. Ho pensato molto, santità. Io ho concluso che lei è l'ultima speranza. Da molti mesi ormai mi vado dibattendo a destra e a manca, alla disperata ricerca di trovare chi responsabilmente possa rendersi conto della gravità di quanto accaduto e di quanto più gravemente accadrà se non intervengono efficaci e tempestivi provvedimenti essenziali per respingere gli attacchi concentrici che hanno come principale bersaglio la Chiesa e conseguentemente la mia persona e il gruppo a me facente capo. Ammazzo! La politica dello struzzo, l'assurda negligenza, l'ostinata intransigenza e non pochi altri atteggiamenti di alcuni responsabili del Vaticano mi danno la certezza che Sua Santità sia poco o male informato di tutto quanto ha per lunghi anni caratterizzato i rapporti intercorsi tra me, il mio gruppo e il Vaticano. Quanto poi accade nelle sue ultime ore di vita di Calvi ancora non è chiaro, di certo all'indomani mattina il banchiere viene ritrovato privo di vita sotto il ponte dei Frati Neri, impiccato. Alcune pietre per diversi chili, infilate nelle tasche, le unghie pulite come se si fosse fatto prima la manicura. E non certo arrampicato se su un'impalcatura. Il corpo che oscilla nella nebbia all'alba.
Viaggio senza ritorno. 2 marce a poche ore di distanza. Quella di chi guida l'Ambrosiano nei mari sempre più oscuri e in tempesta. Tra tradimenti, alleanze sbagliate, soci improponibili e reati di ogni tipo. E la morte di chi, come la signora della Crociera, aveva perso persino l'equilibrio psichico, accompagnando Kirby in un viaggio di sola andata negli inferi, negli abissi. 2 morti misteriose, sulle quali ancora oggi non si è fatta piena chiarezza. Sul decesso del presidente dell'Ambrosiano, dopo l'iniziale e fuorviante indagine del parricidio, la Procura di Roma, con l'allora sostituto Luca Tescaroli, cazzo, condusse un'inchiesta per omicidio, portando alla sbarra esponenti di rilievo sia di Cosa Nostra come Pippo Calò, sia personaggi come Flavio Carboni, sia uomini della banda della Magliana, come Ernesto Diotallevi, uniti dalla scelta di eliminare il banchiere del Papa. Ma il 7 maggio 2010 la prima corte d'assise d'appello della capitale assolse tutti gli imputati. I giudici confermavano la tesi dell'omicidio, ma ritennero di non accogliere lo schema dell'accusa, che cristallizzava una sorta di patto segreto tra ambienti criminali di troppo diversa estrazione per eliminare Calvi. La Cassazione confermò la scelta della sentenza di secondo grado e così ancora oggi non sappiamo chi abbia ucciso il banchiere e forse mai lo sapremo. I testimoni. Sulla Coroccia invece la storia è andata diversamente. Nel fascicolo delle indagini su quel tavolo della finestra abbondano le testimonianze di amici, conoscenti, colleghi di lavoro, che raccontarono di aver notato la trasformazione progressiva della donna, di come si fosse incupita negli ultimi mesi, arrivando a una vera e propria acuta depressione. Del resto l'ufficio ha lasciato in ordine l'assenza di tracce che potessero far immaginare la presenza di terzi pochi minuti prima del volo, i biglietti d'addio. L'assenza di segni di colluttazione portarono l'inquirente a sostenere l'ipotesi del suicidio. Certo, può colpire che una persona si tolga la vita travolta dall'angoscia per il futuro, incerto. Non proprio, ma dell'azienda in cui lavora, come non si può escludere che qualcuno, approfittando dello smarrimento della donna, abbiano indotto la stessa a togliersi la vita per silenziare il segreto, ma quest'ultima pista, al di là delle suggestioni, non ha mai offerto elementi validi per approfondire l'arresto. Per grazia alla Crociera, l'Ambrosiano era la sua famiglia. Aveva dedicato tutta la sua vita alla banca e vederla crollare così era insopportabile.